Vorrei parafrasare Vittor Hugo, che diceva: molti pagherebbero per essere comprati, anche tra i giornalisti. Ho letto anche delle cose sconvolgenti sul Sole 24 Ore, che è un giornale meraviglioso, no? Che parla sempre della grande finanza internazionale, non si era accorta che noi eravamo falliti, praticamente tutto il mondo era fallito, ha scoperto che il mondo del calcio è spendaccione. Ma la cosa meravigliosa è che... una scoperta importante. Sì, molto. Ho visto dei giocatori... Il Milan ci sono troppi giocatori al Milan ai quali non frega niente di giocare nel Milan. Giocano nel Milan come se giocassero in una squadra di Copacabana in spiaggia, oppure un torneo aziendale a Cantù. E anche Pierre dal Milan viene ritenuto un obiettivo al top. Ah, vabbè, però allora, scusate un attimo. Scusate, ma sentiamo un po' di qualsiasi cosa, scusa. Ma che è un top lager, un obiettivo al top? Però, allora, scusate, stiamo riferendo a quello che ha detto Gagliani. Però, sì, benissimo, però riferiamo a quello che dice Franco Rossi. Lager non è un top. Però non puoi sempre puntare su Emerson, su Vieri, su Ronaldo, solo giocatori da recuperare. Vai anche su... Hanno persino, per anticipare i tempi, hanno preso un infortunato. C'è Sendero. Mai i tre brasiliani del Milan. No. Abbiamo già rotto. Scusami, pazienza. Mettiamo bene le cose in chiaro. Io sono un critico, Lippi non lo è. Io sono uno che capisce di calcio e molto perché l'ho studiato. Lippi fa l'allenatore. Facciamo due lavori diversi. Non si può dire allora perché Lippi fa una cosa ha ragione Lippi. No, ho capito, però se tu dici che Cannavaro... Tu mi dici perché Lippi, che mi frega, peggio per lui, peggio per Lippi. Se gioca nella nazionale è... campione del mondo, ma vuol dire che ha ancora un valore come calciatore. Allora, abbiamo capito, visto che non usciamo fuori... Vuol dire, la nazionale campione del mondo l'ultima volta è stata presa a pallonate e sono andati nell'intervallo a pregare in ginocchio i milanisti a Ronaldinho di non fare goleada, hai capito? O no? Ah, ecco, cioè Pato ha cominciato in una partita, mi pare sul 4-0, 4-1, facendo un gol fantastico, ha sbagliato il tempo, l'uscita, il portiere. No. Poi ha fatto qualche altro bel gol, poi piano piano si è afflosciato Pato. Adesso sembra uno da calcio femminile, punta l'uomo e non ci va addosso. Ma secondo me guarda, è stato Lippi. Ad Alonso, ma no, Lippi non c'entra niente. Lippi allena la nazionale, scusa, per cortesia. Allora, Paulsen è stato pagato in 5 rate 9 milioni. Xavi Alonso volevano 38 milioni in un mese. Lippi non avrebbe mai preso Paulsen. Conoscendo Lippi, che è un grande allenatore, un grande intenditore. Lo conosco da meglio di te e di calcio non capisce niente. Soprattutto nella scelta dei giocatori. Coutinho mica è un giocatore, scusa. La cosa è importante. Ma Coutinho, qualcuno mi deve spiegare dove sono finiti i soldi di Coutinho. Al Vasco da Gama. Vale la metà di Bonucci, economicamente parlando. No. Come, è stato pagato 15 milioni Bonucci. Calma, quello di Bonucci è stata... posso dirlo, una circonvenzione incapace. In un paese normale è un reato. Devi considerare anche lo shock tremendo che ha subito Moratti. Gli allenatori vanno via senza salutare, scappano. Scappano! Non vanno via, scappano. Mourinho è scappato un minuto dopo aver vinto la Champions. È andato di fatto. Scappano. Adesso parliamo anche bene dell'allenatore. Esatto, non parliamo mai. Io invece parlo bene. Ma sì, sei un allenatore, per forza. Secondo me è stata bruttissima come partita, però... Ognuno, sai, per carità, c'è anche chi piace i film dell'orrore, a me non mi piace. Il tuo lavoro è il critico e ti apprezzo e ti ammiro. Sì, ma di tattica, per piacere. Se uno mi dice che Krasic c'è una punta... Ma chi ha detto che è una punta? E allora giocava a centrocampo, non era un... Ma non è un centrocampista, giocava a centrocampo ma non è un centrocampista. Allora adesso per questo allenatore che non sa che è Krasic. Allora, è chiaro che io uso il paradosso. Secondo me in Italia lui può giocare benissimo. Ha un'intelligenza tattica veramente... Quanta ce n'avevo io, tu non hai idea. No, però ne ero buono. Ma perché Quaresma ha un curriculum che... Quale curriculum? No, ha fallito dappertutto, ma cosa dici? Vuoi sentire anche Ugo Conti? Ha fallito nel Barcellona! Sono le mie famose domande in queste conferenze stampa. Che io, quando una squadra vinceva 5-0, non andavo là a dire all'allenatore a chiedere: soddisfatto del risultato? Ho sentito anche questo.